Uè ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere precisamente 4 build diverse e più precisamente andremo a vedere quale tra le 4 sarà la più autosufficiente. Che cosa intendo per autosufficiente? Intendo quella base che riuscirà ad ammazzare gli zombie e a sopravvivere il più a lungo possibile tra tutti gli zombie. Per farlo raga utilizzeremo le wargames. Precisamente utilizzeremo lo sciame di abietti, in modo che siano solo piccoletti, non ci siano comunque zombie grossi che infangano i nostri piani, e avremo una situazione abbastanza stabile. E utilizzeremo queste 4 build che vedete. Non sarà un video lunghissimo ovviamente, però è un video che andava fatto perché ci tengo anche a farvi vedere comunque una cosa molto molto importante. Che dire, io vi invito a lasciare solamente un bel like sotto questo video e vi invito a guardarlo tutto perché sarà veramente divertente. Detto questo, buona visione. Per costruire ci basterà fare ciò, guardate. Allora, ovviamente questa è la parte dove andremo a mettere la nostra base per appunto simulare la missione che andremo a vedere tra pochissimo. Mi raccomando raga, è importantissimo perché fare anche il tetto, perché ok che in questo video vedremo lo sciame di abietti, quindi non ci saranno streghe lanciatori, però ovviamente non sarà sempre così. Quindi mettete un bel tetto sopra la base, potenziateglielo già al 3 e apritelo, perché così avrete modo di metterlo. Ora ovviamente se faccio così non me lo fa mettere, però avete capito il concetto, no? Dopo che avete finito di costruire, quittate dalla partita, così tutte le costruzioni che avete fatte rimarranno salvate nella vostra casa base. Quindi esci con il gruppo. Una volta che siete rientrati, ovviamente io sono da solo adesso, e andiamo a provare con lo sciame di abietti. Perché avvio lo sciame di abietti? Perché così non abbiamo streghe, non abbiamo smash e abbiamo modo di capire così quale base per noi è meglio utilizzare. Possiamo anche decidere di far andare altre ondate, però ovviamente non possiamo puntare a non far niente come così, no? Mettiamoci il cuore in pace. Andiamo subito con i wargames, giornalieri, e lo personalizziamo. Mettiamo delle anomalie, compaiono in modo casuale infliggendo danno agli eroi, quindi così non ci fanno danno alle nostre strutture. E in più mettiamo lo sciame di abietti. Adesso avviamo la simulazione. Io in questo momento devo essere molto svelto a tornare su, mettere la base. Ecco qua. E vediamo un po' come andrà questo game. Non devo sparare a nessuno zombie, raga. Cioè nel momento in cui sparo, uso un'arma, un'abilità, ho perso. Posso usare al massimo la cura di adrenalina piuttosto che il campo lento, però i gadget, le torrette, armi, lanciarazzi, bobcat, martello, spada, non vale. Ad eccezione della base, ovviamente, se no non avrebbe senso fare questo video qui. Ok, guardate, innanzitutto vedete il numero di zombie che spawnano è identico, cioè è sempre lo stesso, non possono spawnare più di uno zombie. Livello 163, quindi non sono manco troppo scarsi, raga. Livello 163, guardate. Non si sa perché molti picchiano il pavimento. Sì, occhio a non farvi mirare a voi, perché ovviamente a noi ci potrebbero fare veramente veramente male. Vediamo quanta vita hanno le strutture ora, 9800, perfetto. Intanto guardate come stanno morendo. E non ne spawnano altri, cioè spawnano nel momento in cui quelli qua muoiono, iniziano a morire. No, se avete capito il concetto. Però io mi faccio 5 minuti completamente fermo. State attenti anche alle anomalie, raga. Non ci sono trappole sui muri, raga. Né sui muri né sui pavimenti, non ci sono trappole. No, però non seguitemi.
mi fate paura così. Bello vederlo attraverso i muri così. Sì, l'unico problema appunto che abbiamo la base sopra qua e quindi l'esplosione risulta parecchio inutile, parecchio inutile. Però per mettere la base bella al centro è l'unico punto. Sotto purtroppo lo scudo non ti dà il modo di metterla, diciamo. Avrei potuto metterla qui davanti, certo, però se in caso qualche zombie gli prende il matto e mi va ad attaccare qui dietro, la base, per esempio qui dietro non fa in tempo a arrivare, se la mettessi qui davanti. E rischierei comunque di farmela rompere ogni 3x2, no? Troppo rischioso. Comunque la tecnica funziona perfettamente così, non vedo perché dovrei modificarla. Non si riesco a guardare le strutture. Ok, perfetto. Cioè, il discorso qual è, raga? Voi potete mettere adesso benissimo sul muro una di queste, che sono full percoro, oppure questo sul pavimento, e potete stare proprio tranquilli. Cioè, la base non ve la toccheranno mai, secondo me. Mai. Se proprio volete esagerare, la gas sopra. E basta, avete vinto. Ahia, l'anomalia mi è spuntata qua. Siamo arrivati a 3 minuti e 50, raga, eh. Vediamo le strutture come sono messe. Direi che vado giù a vedere. Ah, qua non è neanche a metà vita, raga. Avete visto? La cosa migliore sarebbe anche mettersi uno standard, così se qualcosa sta per rompersi, qualcosa sta per andare storto, piazzate lo standard e vi ripristina la vita di tutto, no? Vedete lì ora, per esempio, mi stanno quasi per spaccare, noto. Oppure semplicemente mettere quelle trappole che vi ho detto. Addirittura se voi vi percate questa con l'ultima perk che guarisce la costruzione collegata del 4,8% della sua salute massima, ogni 10 secondi potete stare proprio tranquilli, raga. Io non la vado a mettere per questo video perché voglio proprio mostrarvi la potenza della base. Base e strutture, senza nessun tipo di trappola. Ecco, lì al centro me la stanno quasi per rompere comunque, eh. Mi concedo un'esca. Mi concedo un'esca, raga. In modo che le strutture si ripristinino un po' di vita intanto. Abbiamo 1 minuto e 30 rimasto. Che dire, raga, secondo voi ce la facciamo? Secondo me no. Ce la spaccano. Rallentiamo un attimo lì. No, no, troppe fenditure, oh. Troppe fenditure. Cioè, guarda te, se uno si gestisce gli zombie deve rischiare di morire con queste fenditure. E guarda, proprio tutte qui davanti sono. Ci sono 40 secondi rimasti, raga. Io direi che proprio non ho utilizzato armi. Non ho neanche utilizzato un colpo di martello, per essere quanto più onesto possibile. Ho utilizzato un'esca, una volta il campo lento e una volta la vita. Neanche la torretta per ammazzarli, per far chissà che cosa. Mancano 20 secondi, comunque ancora non ce l'ho fatta. Potrei ancora perdere, sinceramente. Basta andare a vedere quella struttura lì. Non vorrei perdere però così. E con lo sciame di abietti potete benissimo coprire tutti gli amplificatori così e farvela da fermi. Adesso io non li ho ancora coperti tutti gli amplificatori, perché appunto sto cercando di portare il video il quanto più velocemente possibile. Ora paragoneremo gli altri costruttori. Quindi proviamo con Tora la stessa identica cosa. Ecco, avete visto, raga? Sono riusciti a rompere e noi siamo arrivati più o meno a 5 minuti. Dopodiché la difesa viene persa con Tora.
Proviamo anche con il re dei ghiacci, se mi fa mettere la base giù. Grazie mille, gioco. Grazie. Sono passati, raga. E siamo arrivati a 4 minuti e 07. Non resta che provare con Penny Elettroimpulso. Ok, hanno spaccato. Entrate, entrate, gente, siete i benvenuti. Dopo aver appurato che questo costruttore qui è il migliore per fare questa tipologia di cosa, io vi invito, vi sfido ad arrivare sotto questo video almeno a 500 like, così proveremo con gli aculei di legno terra e gli aculei di legno muro. Voglio solo capire se a voi piacerebbe guardare questa cosa. Come al solito, per capirlo, vi invito a lasciarmi solamente un bel like e farmi sapere che avete guardato anche tutto il video fino alla fine. Noi ci vediamo domani, bella bella!